Buonasera carissimi amici e bentornati ad Art and Beyond. E questa sera parto subito con i miei quattro magnifici ospiti. Saremo in Argentina, in Brasile, in Italia e in Canada. E adesso presentiamo la mia co-conduttrice Patrizia Bottoni, voce e volto della Radio Chin International TV di Toronto. Eccomi, ciao Patrizia. Eccomi. Salve a tutti amici miei, sono felicissima di essere di nuovo qui insieme a voi. C'è l'arte, c'è anche Beyond, ovviamente Gabriella, e poi anche questo collegamento meraviglioso dal Canada, per il quale ti ringrazio. Ok Patrizia, adesso passo subito ai miei ospiti della serata. Partiamo subito con Matilde. Ciao Matilde, ci sei? Ci sono, ciao a tutti. Ciao, Matilde Panatti, astrologa, eccola qui. Benvenuta Matilde. Grazie, grazie Gabriella, grazie a tutti. Ok. Sono molto felice di stare qui. Altrettanto, altrettanto, sei magnifica. Ti vediamo proprio molto molto bene. E ci presenterai poi il tuo ultimo lavoro, che è il tuo libro, dopo una lunga serie di libri che tu hai scritto proprio sull'astrologia e su tutti i segni. Quindi per chi volesse sapere un po' dei vari segni, di quello che accadrà in quest'anno, in questa settimana, in questo mese, potrà chiedere a Matilde Panatti e fare le proprie domande. Giusto Matilde, che poi risponderai? Sì, giusta, giusta. Perfetto, adesso passiamo invece all'altro, ecco qui gli altri ospiti, sono Diane Lay e Christian Salerno, precisamente da Gallarate, è un duo, lui pianista, lei cantante, li sentiremo poi esibire, sentiremo, li vedremo, no? Nelle varie performance che hanno fatto un po' per l'Italia, un po' per il mondo, e quindi con due generi completamente diversi che poi loro si uniscono, stranamente si uniscono anche nella vita, giusto? Esatto, infatti poi se possiamo fare delle domande a Matilde, Perfetto. Christian, fammi sentire la tua voce, fai sentire anche la tua voce, Christian. Sai, essendo vicino a una cantante, il pianista è sempre molto timido a far sentire la voce. È vero, è vero. Ok, poi però dai, faremo sentire dalle tue mani qualcosa di meraviglioso e dalla voce di Diane altrettanto, ok? Passiamo all'altro ospite. E Tony Pavia dal Toronto, precisamente lui è fotografo della comunità italo-canadese a Toronto, fotografo da 40 anni, pensate, e in più due volte eletto Cavaliere della Repubblica come onorificenza. Vero Tony? Benvenuto. Sì, sì, Cavaliere della Repubblica più ho avuto la stella di guerra. Passo adesso all'altro ospite ed è Vittorio Mario Scappini, precisamente da San Paolo del Brasile, e presidente della Federazione Italiana lì in Brasile, nonché speaker radio televisivo della comunità sempre italo-brasiliana. Vero Vittorio, benvenuto. Grazie Gabriella per avermi chiamato per stare assieme. Un saluto a tutti questi amici miei che sono lì assieme. E grazie. È un piacere stare assieme a tanta gente così. Gabriella, solo una cosa ti dico: non domandi a me a cantare, se no vanno via tutti, va bene? Canta te che canta te. Sei troppo simpatico, Vittorio. Però ti vediamo un po' fuori camera. Se riuscissi a farti vedere anche il tuo volto, ecco qui, ti vediamo benissimo. Eccolo qui, Vittorio Scappini. Volevo entrare dentro per restare più vicino a te. Ecco, ok, alle persone che stanno adesso interagendo con noi, con la diretta, e praticamente potete fare le domande agli ospiti e noi risponderemo, ecco, con i tempi vedremo, io farò in modo di vedere tutti i messaggi, di accontentare un po' tutti. Siamo nella pagina dedicata di Art and Beyond su Facebook, poi su Gabriella Suriani Singer, Gabriella Suriani, e la mia pagina Gabriella Suriani. Grazie. Eccoci qui. Patrizia, allora dimmi un po' la settimana, com'è andata?
Hai avuto settimana riscontri? Meravigliosa, addirittura abbiamo raggiunto dei livelli di ascolto o di segnalazione o di link, come li vogliamo chiamare, con i social media, veramente straordinario, quindi vuol dire che siamo simpatiche e vuol dire che i nostri amici che invitiamo ogni volta sono veramente eccezionali come oggi. Io vorrei avere giorni per fare tutte le domande, le curiosità che voglio chiedere a tutti gli amici che hai invitato nel tuo programma. Certo, ma tu pensa che abbiamo avuto quasi 5.000 persone che hanno visto il talk? Ed è stato veramente un grande successo, sperando che questo talk possa arrivare ovunque nel mondo. Ovviamente io credo di interpretare anche questo grande successo con il desiderio di essere tutti un po' più virtualmente vicini, ma anche di essere protagonisti. Quindi diciamo ai nostri amici che ci ascoltano, ci seguono, se hanno un talento che è comunque il talento che si condivide con gli altri, fatecelo sapere. E siamo felici anche di condividerlo con tutti i nostri ascoltatori. Ecco, e tutti voi potete comunque condividere la diretta con i vostri amici per far vedere, per far vedere che esiste questo talk show Art and Beyond. Benissimo! Ok, allora io passerei subito, ecco, alla entrare proprio nella puntata, e già dal primo ospite. E il primo ospite abbiamo... Il primo ospite abbiamo Chi Matilde. Abbiamo? Io ho fatto un po' una ricerca, ma quanti personaggi, ecco, quante donne, tutte donne nobili, Matilde Bonaparte di Scozia, di Canossa, di Matilde Serao, una scrittrice che amo tantissimo. È un momento magico, Matilde, veramente non passi inosservata. C'è qualcuno che ha fatto finta di non avere questo desiderio di farti quella domanda? Ma insomma, il mio segno. Che mi dici, Matilde? C'è stato qualcuno che ti ha resistito? Tra l'altro sei una bellissima donna. Nessuno resiste. L'astrologia è appassionante, e appassiona un po' tutti. Diciamo che chi è che non rivolge lo sguardo nel cielo per vedere le stelle? Tutti quanti. Quindi tutti hanno questa cosa di sapere. In qualche modo si sente questa connessione con l'universo, no? Non siamo separati. Ma tu fin da piccola avevi queste doti, no? Anche un po' paranormali. No, non so se sono doti, però ho sempre osservato da cosa la ti luna, è scaturito tutto questo? Perché mia nonna era appassionata, quindi osservavo la luna e quando menguava e quando cresceva, e poi leggere gli oroscopi, i libri. Mi sono sempre nutrita fino ad arrivare qui a Buenos Aires. Qua ci sono scuole che in Italia non perlomeno non ce ne sono tanti, a meno che non sei a Milano, Torino, sì. Roma, ma se sei un po' in un paesino sì, è infatti. Difficile. Quindi ho studiato da autodidatta, mentre qui ho frequentato proprio una scuola umanistica, di astrologia umanistica, che mi ha appassionato ancora di più. Ho iniziato a lavorare in una editoriale di una rivista astrologica, ho scritto 5 libri di oroscopi ogni anno e quest'anno mi sono detta, mi scrivo un libro io e mi sono autoritata un libro sopra la astrologia e le relazioni. Sono molto felice, molto contenta di questo successo, per me è un grande successo. E niente, è appassionante. Ma io volevo sapere, tu quanti libri? So che hai scritto 6 libri. Sì, 6 libri, sì. Ecco, e hai lavorato per anni, no, per questa casa editrice, sì, no? Dove editrice, ogni volta avevi modo di una rivista. Di rispondere anche a chi leggeva i tuoi libri, no? Tipo Astrella che c'è in Italia, è una rivista. Sì, in Italia. Però anche di Buenos Aires, no? Argentina. Certo, bellissimo. Sì. E, dimmi una cosa, questo libro, da dove hai preso spunto?
Beh, con una riunione di amiche, sempre le solite domande, ho conosciuto un uomo e mi piace questo ragazzo del segno dello scorpione, questo ragazzo del segno dell'acquario. Mi sono detta, scriverò un libro che possa chiarire le relazioni tra i vincoli, tra le persone, no? Con il sole di una persona e certo, tutti gli altri pianeti. Quindi ho fatto come diciamo una sinastria, una specie di dizionario, sì, degli aspetti del sole, in modo che ognuno si possa scoprire e scoprire diciamo le capacità dell'altro, no? Essendo un grande successo, sono molto contenta. Matilde, urge una domanda perché io ho percepito nel tuo correre a casa a scrivere questo libro una serie di storie anche molto problematiche, come tutte le storie di coppia, ma esiste veramente la ricetta perfetta che si può trarre dagli astri perché un rapporto possa essere più tranquillo che mai? Sì, e questo è il grande, diciamo, cruccio, no? Che si cerca, no? Vedere se con quella persona posso instaurare davvero un rapporto che possa durare, e questo è il grande problema. Si cerca proprio questo, no? Qual è il titolo del libro, Matilde? Il titolo del libro che andremo a comprare? Come influisce l'astrologia nelle nostre relazioni? Lo tradurrò anche in italiano, sto lavorando su questo, quindi presto lo metterò in Amazon. Per il momento immagino è in spagnolo o in inglese? In spagnolo, me lo stanno traducendo in inglese, quindi presto sarà anche in inglese. Ascolta Matilde. Wow, perfetto. A proposito degli scettici, ho questa piccolissima domanda. Esiste una domanda che mette anche gli scettici, però in fondo non convinti, che li mette a loro agio, perché possano magari ascoltare e trarre beneficio da quanto dirai loro, consiglierai loro proprio in funzione di una lettura astrologica. Beh, io credo che agli scettici arriva quello che deve arrivare, non c'è bisogno di convincere uno scettico, lui è disposto ad ascoltare fino a un certo punto, quindi bisogna lasciare questa libertà, no? Mi piace questa interpretazione, quindi non sono scettici, sono testardi, Sì, Matilde, molto. Comunque, Matilde, allora poi allora liberi. Sì. Allora c'è Tony che ti stava chiedendo qualcosa. Hai mai usato il bastone per far vedere le stelle a qualcuno? E ovviamente Tony ha voluto fare una battuta, ma a proposito, qual è il sistema scientifico che utilizzi, volendo proprio riassumerlo in due o tre parole? Cioè un sistema scientifico, uno studio, come inizi se io venissi da te, segno dello scorpione? Senza la data di nascita, l'orario di nascita e il posto di nascita, cioè la località, non si può sapere il cielo di nascita della persona, cioè ci sono dei dati necessari che praticamente mi fanno una fotografia del momento della nascita della persona. In astrologia la carta natale è come un mappa, diciamo energetico, dei pianeti che rappresentano la funzione degli archetipi e quindi dell'interpretazione poi, no?
ma senza il cielo di nascita non è possibile fare un'interpretazione. Allora poi torneremo su Matilde, perché poi avrò delle domande ben precise di Matilde. Vado direttamente al duo musicale Diane Lay e Christian Salerno. Eccovi qui, buonasera ragazzi. Eccoci. Eccoci qua, e diamo, che bella che è Diane, proprio sempre più bella Diane. Ma anche le altre ospiti te la sei scelta bene. Sono molto, molto eleganti, complimenti. Ecco qui, allora io passerei subito a Diane, che ha veramente una bella storia, perché inizia proprio da bambina a cantare, vero? Esatto, sì. Quanti anni avevi, Diane? Beh, ho iniziato relativamente presto, però io ai tempi pensavo che il canto non si insegnasse. Ero convinta che o nascevi con una voce stupenda tipo Giorgia, Whitney Houston, altrimenti è finita, no? Poi ho iniziato a studiare un pochino la chitarra e da lì ho scoperto che insegnavano anche il canto, quindi mi si è aperto veramente un mondo e ho deciso di intraprendere questo percorso di studi anche con un insegnante. Infatti, anche per proteggere la voce, quindi cercare di evitare di avere sforzi, di preservarla, perché è un bene prezioso, no? Noi siamo limitati, purtroppo non possiamo cantare 8 ore al giorno e quindi purtroppo è vero, quindi siamo un po' limitate, vero, certo. Insomma, fai veramente un escalation, perché dai 13 anni inizi con la chitarra, vai a scuola, inizi a frequentare le migliori scuole di musica, no? Da Milano, no? Quindi da lì inizi anche a fare dei percorsi come dei festival, fino ad approdare a Sanremo, giusto? Sì, alla parte giovane di Sanremo. Ho partecipato all'area giovane di Sanremo, certo. La categoria, diciamo, dove è possibile presentare dei brani inediti, è stata comunque un'esperienza molto, molto positiva, perché si respira proprio un ambiente professionale, no? C'è proprio un'accademia, no? Con l'iscrizione a questo concorso. Ci sono stati vari personaggi famosi che hanno tenuto delle masterclass. Quindi, ecco, come il grandissimo Ivano Fossati. Esatto. Ecco, qual è stata l'esperienza con lui, con Ivano Fossati? Tra l'altro ricordiamo, Ivano Fossati è stato uno dei... Perché ha parlato proprio della creazione di testi originali, no? Di come creare proprio la prosa in modo non banale, quindi cercare di descrivere una situazione, dei colori, cercando di partire da dettagli, di non finire nella banalità della scrittura semplice, no? Quindi cercare di raccontare veramente una storia. Lui infatti è un grande narratore, io conosco molti dei suoi brani, sono veramente... Infatti è molto belli, beh, ricordiamo anche i brani che scrisse per la Mia Martini, dei grandi capolavori. Quindi tu da lì sei poi approdata a scrivere le canzoni proprio per te stessa e anche per altri, tant'è che hai fondato questo gruppo, questo trio, dove con cui tu ti esibisci, giusto? Ah, sì, poi attualmente diciamo che ci siamo sciolti, però è stata un'esperienza molto, molto positiva e abbiamo pubblicato anche un album di inediti, di 5 brani, sonorità diciamo smooth jazz, quindi trio acustico con... Avete preso spunto, leggevo, da Duke Ellington, no? Sì, esatto, cioè standard jazz, diciamo riarrangiati, abbiamo fatto sì delle cover, ma questo disco di inediti chiaramente ha delle sonorità jazz, ma anche sul moderno, quindi una fusione un po' particolare. Perfetto, che dopo andremo a sentire un po' della tua musica e passeranno un po' di immagini, faremo un po' vedere di te, e tra l'altro tu hai anche fatto, sei anche approdata a uno dei locali storici del jazz a Milano, ed è il Blue Note, dove hai fatto 2 concerti importantissimi proprio al Blue Note, e non è da tutti approdare al Blue Note di Milano. Esatto, sì, è stata un'opportunità molto importante, chiaramente. Certo.
Ecco, poi ci racconterai alcuni aneddoti e passo adesso a Christian. Christian è un pianista, insomma, eccoti qua, Christian Salerno. Addirittura inizi anche tu da ragazzino, proprio da piccolo, no? Nello studiare pianoforte, e fino ad arrivare a diplomarti e a laurearti in pianoforte, no? Nel conservatorio, giusto? Esatto, sì, alla fine era questa, diciamo, la mia strada. A proposito di stelle, destino, ero predestinato. Eh sì. Anche tu hai una lunghissima, ma veramente lunghissima carriera, anche se così giovane, ma carriera proprio concertistica, dove hai vinto vari premi, e in più fai parte di questo laboratorio, no? Come lo definiresti? Piano solo. Dove tu ti occupi, no? Di parlare della musica, proprio della musica, degli strumenti musicali. E quanti follower e quante visualizzazioni avete ogni volta che avete una diretta? Puoi dirlo tu? Sì, insomma, sono un bel po' di numeri. In diretta, ecco. Diciamo che i numeri sono, diciamo, un po' più limitati, però tenendo conto che il video poi lo si può rivedere in post quante volte, certo, si vuole, insomma, serve anche, certo, a decine di migliaia. Caspita, poi faremo vedere anche di te delle esibizioni meravigliose. Abbiamo preso dei video stupendi dove faremo sentire la tua musica e quello che tu crei. E vi assicuro che sarà veramente un buon ascolto e anche un bel vedere, perché ci sono delle immagini veramente molto suggestive. E, ragazzi, torno tra pochissimo da voi e passo all'altro ospite. Ciao, ecco qui Tony. Ti abbiamo perso, eccoci qua Tony. Ecco qui Tony Pavia. E praticamente Tony è il fotografo della comunità italo-canadese di Toronto da 40 anni, e Tony ne ha visti veramente di ogni personaggio famoso, ogni artista famoso che è arrivato a Toronto, c'era Tony ad accoglierlo, finché anche quando sono arrivata io mi sono trovata questo signore con la macchina fotografica che mi fotografava continuamente, e non capivo per quale motivo, no? Perché sai, telecamera. E quindi poi ci presentarono e scoprì un mondo di Tony Pavia. Tony, raccontaci un po' di te. Io ho incominciato nel 1980 con la vita italiana, poi dopo 3 anni sono andato al principale quotidiano Corriere Canadese, nello stesso tempo con il settimanale Lo Specchio. E quindi dal 1980 fino ad oggi sono ancora in giro a fotografare a tutti, dai neonati agli ottantenni, anche sopra i 100 anni. E hai scritto quanti libri? Allora, ho fatto 5 libri, però sono 6 volumi. E l'ultimo c'ha anche delle pagine, 422 indovinelli. Ah, ecco, perché poi ne parliamo. Tu crei indovinelli, poi crei anche delle poesie, no? Delle poesie registrate su CD, vero? Ho fatto Sportivo, una canzone Sportivo per Toronto Italia, e più una dedica agli arbitri. Infatti, Preghiera, ecco, all'arbitro. Che dopo tu ce l'hai, no? Dopo me la leggerai un pochino. La leggerai un attimino? Te la ricordi a mente? No, non ricordo a mente. Non te lo ricordi. Va bene. Poi parleremo di te, Tony. Mi dirai come mai hanno dedicato a te e di avere questa onorificenza di Cavaliere della Repubblica per ben 2 volte. Quindi sei stato insignito di questo grandissimo riconoscimento dalla Repubblica Italiana. Ma io non lo so, solamente quel giorno che mi hanno dato il titolo di Cavaliere. Ero lì per lavorare, è la festa della Repubblica, in quel giorno lì danno anche dei titoli,
e sì? Ho sentito il nome Pavia, ma nemmeno pensavo che ero io. Prego, me lo dici, Tony. Di Giovanni. Detta così, Tony, sembra che il giorno andando a fare la spesa uno viene chiamato To, premio Nobel. No, te lo sei meritato, Tony. Ora lo so, tutto indovina, indovinello, io e Tony abbiamo una passione in comune che sveleremo più tardi. Ok, perfetto. Allora Patrizia, io passerei invece adesso, Tony, torno tra te, da te fra pochissimo, quindi siete sempre comunque collegati, non andare via adesso vado da Vittorio Mario Scappini dal Brasile. Ciao Vittorio, nuovamente. Ciao, sono qua. Eccomi qui. Allora, Vittorio è un'istituzione in Brasile, perché tu quando è che sei arrivato in Brasile? Quanti anni avevi quando sei arrivato in Brasile? 14 anni. Ecco, quindi Vittorio è una persona che voi lo vedete così, ma è una fucina, no? Cioè è un vulcano, perché lui ogni giorno è ovunque, quindi si occupa di sport, si occupa dal calcio, dalla televisione, dalla radio, dalla comunità italiana in Brasile, nelle scuole italiane in Brasile, perché voi dovete sapere che esistono moltissime scuole italiane in Brasile, perché quanti italiani abitano in Brasile? Soltanto a San Paolo. Vedi, Vittorio, noi siamo più e meno, che hanno fatto il calcolo, siamo 32 milioni di discendenti di italiani in Brasile. Ecco, quindi un'altra, paradossalmente, un'altra Italia, potremmo mettere un'altra Italia, potremmo avere un'altra Italia, giusto? Quindi raggruppati con quelli che sono dall'altra parte, dalla parte del mondo, e praticamente arriveremo a creare un'altra tra Italie, che dici Vittorio? Sì, è quello che già è stato studiato e visto, che il Brasile è la nazione che c'ha di più italiani qua. Sì, è vero, è vero. E quindi tu insegni in quattro scuole italiane? Occupi di quattro scuole italiane? Sì, quelle qua sono solo in San Paolo, perché non c'ho tempo di aprire di altre, ma c'ho in altre città e abbiamo messo su tante, perché la lingua italiana qua è un 60% delle persone che abitano in Brasile, i discendenti vogliono imparare la lingua, sai? Dimmi. No, noi abbiamo già più di 40 parole italiane nel vocabolario in portoghese qua. Addirittura, benissimo, perché poi torneremo sull'argomento e in più parleremo della radio Trianon, dove tu conduci delle trasmissioni, e poi anche della TV Tech di San Paolo di Brasile, ok Vittorio? Sì. Va bene, benissimo, sì. Quindi a dopo torno sui vari. Allora Patrizia, hai visto che bellissimi ospiti abbiamo questa sera? Una meravigliosa carellata. Io avrò anche domande per il nostro amico del Brasile. Ma adesso permettimi, Gabriella, di restare proprio su di te. È arrivato il momento? Posso? Dimmi. Ma io vorrei capire, ricordare le tappe, seppure famosissima, vorrei sapere da te. Com'è stato il tuo inizio, il tuo esordio? Perché sembra di sapere tutto poi in fondo di un artista, ma c'è sempre quella domanda che scappa. E io te la voglio fare. Certo, ti ringrazio. Io sono partita da piccola, perché come dicevano i miei genitori, che il mio primo vagito è stato quello di un urlo pazzesco, e allora dissero: ha iniziato prima a cantare che non a parlare. No? È iniziata a 11 anni, perché mio fratello vide questo festival a Modena, perché abitava a Modena, vide questo festival, disse: ma perché facciamo partecipare la piccola? E mi sono presentata in questo festival. All'epoca c'era il festival non con le basi come esiste adesso, ma
con l'orchestra, quindi c'era, dovevamo portare tutte le partiture, no? Con tutto l'arrangiamento, e misi B con questa canzone Maledetta Primavera e vinsi questo festival arrivando prima. E, sì, arrivando prima. Tra l'altro vi dico una cosa particolarissima che fa molto ridere. Io volevo vestirmi con i jeans, con una camicetta così molto più sbarazzina. Mia madre mi mise un vestito di velluto blu con un fioccone così, e con le scarpe che erano delle scarpe di pelle lucida, come alla bambola delle ballerine di pelle lucida. È un classico. Io, mentre è un classico, sì, alla bellissimo. Anna Magnani, insomma. Sì, era stupendo. Quindi io stavo soffocando, mi sono tolta tutto e per giunta mi tolsi anche le scarpe sul palco, dove tutto il pubblico ha iniziato a ridere perché ridevano, e io pensavo che loro ridessero perché non avessi saputo cantare bene, mentre invece ridevano perché mi ero tolta il fiocco, mi ero tolta le scarpe, volevo essere libera, ecco, e è iniziato tutto da lì. Da lì fino poi ho studiato, i miei genitori in un certo qual modo non è che mi permettevano tanto di poter affacciarmi al mondo musicale, perché loro ritenevano che dovevo prima studiare, dare una mia impostazione nella mia vita e poi prendere definitivamente la vera strada che io volevo per me stessa. E dopo tantissime lotte sono approdata ai vari festival, perché ho preso questa mia passione. Successo, insomma. Sì, questa mia passione, studiando e migliorandomi, e fino ad approdare dei grandi festival, no? E facendo il festival di Castrocaro, Sanremo Giovani, e poi... Devo dire, Gabriella, che di te apprezzo soprattutto il tuo modo versatile di interpretare la musica, perché io so che non fai soltanto musica pop. Io ti ho vista a Toronto in un concerto rock veramente... È straordinario. A Roma invece era più un recital. Sì, era un recital. Sì, bravissima, bravissima, allora, bravissima. Ho anche sentito orchestra, quindi un modo veramente tradizionale di fare musica, come si faceva un tempo, che ti ha permesso poi di giostrarti un sì, po'. Sì, questo devo ringraziare madre natura, anche i miei genitori che mi hanno messa al mondo, mi hanno regalato questa voce che mi permette di spaziare ovunque, quindi da passare dalla musica pop alla musica rock alla musica jazz con molta facilità. E questo è straordinario, perché ovviamente può esserci un Vasco Rossi e può esserci un Bocelli, ma unire e farlo in questo modo, così impersonando bene sia nel momento pop che nel momento rock, ma anche più diciamolo più da camera, ecco, impersonare la musica ma anche il personaggio dietro la canzone, quindi molto, sì, è molto, vero. Molto bello, e io ti faccio un grande applauso. Grazie. A nome di tutti, hai qualcosa per noi? Regalaci qualcosa. Sì, sì, adesso vi regalo questa mia ultima lavorazione che si chiama Trust Me, e tra l'altro in anteprima l'ho portato proprio a dicembre, gennaio, lì dalla Cina, lì da voi a Toronto, dove sono stata ospite, perché dovrebbe farà parte del nuovo CD che purtroppo con questo maledetto virus non abbiamo potuto proseguire il lavoro, e quindi resta un po' accantonato, sperando di riprendere a settembre con il nuovo CD, e questo è il singolo che si chiama Trust Me. Was an ordinary day. I was walking. All the rain was on my way, was wetting me. I told you was my home, was hard to me. You can cry, I'm a river now. Now you can see. Be
just for all my soul, and that's in you with me. I want to be a flying above the free. I want to raise my deep. On the bush, I was a rose. You stolen me, then you placed me your royal jail, which full of chains. Every day I've tried to scare. Grazie. Mi ritengo fortunatissima perché ho ascoltato in anteprima questa meravigliosa canzone con un titolo veramente propizio, sì. Trust Me, è quello sì. di cui abbiamo bisogno veramente, non solo a livello di coppia, sì. come ci dice Matilde, ma a livello proprio di relazioni proprio sociali. Proprio così, saluto anche il mio autore del brano, Leo, Leonardo Laddaga, grazie, ciao Leo, ho visto che sei in diretta. Leo. Adesso passiamo invece a Matilde, perché a Matilde le dovrò chiedere un po' di cose nel frattempo e vediamo un po'. Matilde, ci sei? Ci sono, dimmi. Benissimo. Dimmi. Ma dimmi una cosa, ma questa pandemia, no? Questo Covid, questa pandemia mondiale, era già nelle sfere degli astri, dei pianeti, di un setto di allineamenti di pianeti fra di loro, questo problema che stiamo vivendo in tutto il mondo, secondo te? Allora, c'è stata un'allineazione di pianeti a gennaio, di due pianeti, Saturno e Plutone in Capricornio, che in qualche modo hanno influenzato e hanno... Hanno influenzato come praticamente l'assetto astrale, no? Non voglio dare la colpa ai pianeti, energetico. Però ci sono due pianeti molto forti, molto potenti, che chiedevano una trasformazione, e si può dire che si poteva prevedere, però è impossibile fare una previsione così forte, perché non se l'aspetta.
mai certo. immaginare che possa succedere una cosa così forte e che prende tutto il mondo, no? Che ci involucra tutti. Ah beh, appunto, appunto, infatti questo ha colpito proprio tutto il mondo. Poteva prevedere qualcosa di una trasformazione molto forte. A livello personale e a livello mondiale, sì, con questa allineazione l'opposizione sì, di questi due pianeti così. Ricordatevi questi pianeti: Plutone, no, giusto? Plutone e Saturno. E Saturno, ecco, cioè state alla larga. Ecco, state alla larga. C'è stato Marte, quindi c'è stata un'allineazione a gennaio. Il 12 di gennaio, che può avere scatenato tutta questa pandemia. Ecco, perfetto. E dimmi una cosa. Cioè, l'influenza dei pianeti non è che succede in un giorno determinato, sì. Cioè, l'universo si va preparando, già si sente, per esempio, noi già stiamo sotto l'influenza dell'eclisse del 21 di giugno, certo. Già si sente questa energia, questo cambio. È vero, no? è vero, sì. Allora adesso io vorrei far vedere qualcosa di te proprio, perché poi ripasserei un po' ai segni. E dico anche alle persone che stanno vedendo la diretta di farmi pervenire un po' i segni, cioè dell'ariete, dello scorpione, dell'acquario, della bilancia, mi facessero capire un po', perché così poi chiediamo come sarà l'assetto per quanto riguarda l'anno, mettiamo dell'ariete o della bilancia, dell'acquario, vediamo un po' dello scorpione di come andrà l'andamento. Per finire l'anno, no? Ecco, come per finire l'anno, brava. Ecco, nel frattempo vediamo un po' eccolo qui, bellissima che sei, Matilde, con il tuo libro. Eccoti qui. Grazie. Sì, sì. Eccoti qui nuovamente con... E la risposta è sì. Matilde, ho una domanda, non so se magari esiste una risposta, ma la Terra di che segno zodiacale è? Non so se la Terra ha un segno zodiacale. Ecco qua. Però parlando, come diceva Gabriella, di artisti, questo è un po' il mio metro di misura, avendo incontrato un po' di artisti, poi li si conosce un po' meglio anche a livello personale. E allora per me questo è un po' il metro di misura. Sapere il segno zodiacale di un artista e poi vedere un po', ritrovarmici nel segno stesso zodiacale. È possibile questa cosa? Faccio giusto? Sì, magari fai giusto. Ad associarmi... Ma già solamente con l'elemento del segno zodiacale dell'altra persona si possono percepire le vibrazioni. Se è un segno di fuoco già si sa che è vitale, che ha molta energia da spendere, no? Che aziona, che va avanti, che va dietro il suo desiderio, che non si ferma, no? Lotta. No, proprio è una vitalità. Un segno di terra è più lento, è più pratico, quindi già dall'elemento si possono scoprire delle caratteristiche. Un segno di aria è più leggero, prende le cose più, no, alla leggera, più aereo, e comunica molto più facilmente. Un segno d'acqua più emozionale, no? Si emoziona facilmente, parla attraverso i sentimenti, quindi già con l'elemento del segno si può percepire l'aspetto caratteriale della persona, certo, la personalità. Ma eccoti qua il libro proprio in prima. Più pratico, siamo a giugno e allora il segno di questo mese è il segno dei gemelli. E allora ti dico un personaggio che poi vedremo in foto, sì. Che Cozzalone è del segno dei gemelli. Ci siamo con la tua descrizione dei gemelli? Diciamo che ma io non lo conosco, perché purtroppo non seguo più la televisione.
italiano. Però, Patrizia, poi vedremo, poi verremo proprio ai gemelli. Adesso faccio la carrellata proprio su Matilde e poi faremo tutte le domande inerenti ai segni zodiacali proprio segno per segno. Quindi veniamo, ecco, al libro che è in sovraimpressione. Matilde, come si chiama? Leggiamo bene il tuo nome, puoi dire coloro che stanno a casa come si chiama? Come influisce l'astrologia nelle nostre relazioni? Perfetto, perfetto, eccolo qui. Ma facciamo vedere anche il tuo video, perché tu hai realizzato anche questo piccolo video per coloro che volessero acquistare i tuoi libri su Amazon, giusto? E quindi vediamo anche il tuo video, molto bello. Hola amigos, ¿cómo están? Pero muy bien, soy Matilde Panatti, astróloga. Quiero invitarlo a descargarse mi libro digital en Amazon. Estoy muy feliz de tener mi primer libro autoeditado y quiero contarles cómo surgió todo y lo que van a encontrar en él. En reuniones de amigas siempre salía el tema de poder descubrir la característica de alguien recién conocido o por conocer. Sobresalía un deseo de querer saber sobre su relación, y como que no les alcanzaba con saber solo el signo, sino que querían más. Por eso, en este libro, más allá de la descripción psicológica de los signos, he desarrollado los aspectos del sol para cada uno de los signos. Esto nos permitirá sumar mayor información sobre las personas en que estamos interesados. Explico paso a paso cómo hacer el gráfico de la carta natal. En internet hay programas gratuitos y una vez que se tiene el gráfico pueden observar el sol, ver cuáles aspectos hace y con qué planetas, ver en qué casa cae según el ascendente y además les agrego el significado de la luna y Venus en cada una de los signos. Con estas herramientas pueden profundizar con la propia carta natal y con sus vínculos y relaciones. Se puede usar también como un manual de aspecto astrológico. Espero les guste mucho. Fue una gran experiencia. Estoy muy feliz con mi trabajo y espero les sea de ayuda para entenderse a sí mismo y a sus relaciones. Les deseo lo mejor y mando un gran abrazo y un beso para todos. Bellissimo Matilde, davvero. Matilde, mi stanno chiedendo dalla diretta, allora, due segni del cancro, facciamo così, primi due segni, come l'aspetto di quest'anno del segno del cancro e per quanto riguarda l'ariete. Sì. Allora, per questi sei mesi che restano dell'anno 2020, diciamo che ci sono due pianeti che continuano ancora a disturbare un po' l'ariete, che praticamente gli richiede una massima di disciplina e responsabilità, una volontà di ferro per raggiungere tutto ciò che vogliono. Sarà come un momento propizio per costruire, però è legato a dei processi di cambiamento, di rigenerazione. La cosa importante è Marte in Ariete che resterà sei mesi, da fine di giugno fino a gennaio del 2021. Quindi l'Ariete avrà questa energia in più, un plus, un'impazienza, come un nervosismo all'ordine del giorno, e dovrà affrontare delle decisioni forti, questa energia per non esagerare, non essere troppo impulsivo. Quindi anche, quindi questo riguarda un po' l'aspetto generale delle cose, no? Quindi dall'amore, lavoro e della salute anche, no?
Sì, sì, ecco. Anche. Oh, benissimo. E il cancro invece, il cancro com'è? Com'è il l'andamento di questi ultimi sei mesi? Sono anni che sta soffrendo un'opposizione dal Capricorno con Plutone, Saturno e quest'anno anche di Giove, quindi sono quelli un po' più martellati, una tendenza all'isolamento, restrizioni, sentono limiti, specialmente nelle relazioni, nella coppia. Quindi anche questo ritorno al cancro e questa opposizione di Plutone sta chiedendo una profonda trasformazione a livello personale, dando però una prospettiva e un potere, una convinzione grande, quindi avanti cancro, sì? E dovranno comunque stare attenti perché ci saranno dei momenti di irrequietezza e disagio, no? Purtroppo non ho buone notizie. Non hai buone notizie, dai, sperando che l'anno prossimo invece porti buone notizie. Adesso passiamo invece a Vittorio Scappini e vediamo che segno è Vittorio, così gli chiedo sia il segno e passiamo poi. Vittorio, che segno sei te? È Virgine. Ah, della Vergine, Vergine maschio, Matilde. 21 settembre. Sì, sì, bellissimo, bellissimo. Della Vergine. Cosa mi dici della Vergine? Ma la Vergine è uno dei segni più fortunati dell'anno, diciamo. Wow. Perché avere Giove in trigono dal Capricorno, come che gli dà una spinta per crescere, per migliorarsi, quindi anche se non è tutto facile, quello che porta è un'aria di rinnovamento e qualche imprevisto, qualche notizia sorprendente possono avere, ma è abbastanza positivo, possiamo dire. L'unico pianeta che può dare qualche fastidio è Nettuno nei Pesci, che può disorganizzare un po', no? Fargli illusionare qualche illusione, qualche errore di giudizio rispetto alle altre persone, quindi bisognerebbe stare un po' attenti e cercare di rimanere con i piedi per terra, come loro sanno fare benissimo, già che è un segno di terra. Molto razionale. Sì, è vero, quindi è vero, molto preciso anche. Problemi. Sono molto, molto precisi quelli della Vergine. E ti ringrazio di tutto quello che hai detto, Matilde. Proverò a stare lontano da Nettuno. Nettuno lo lascio scappare via. Il resto va bene, va bene, fallo scappare. Allora, vado vicino a lui. Vittorio, allora passiamo a te. Hai visto, quindi avrai un quadro in questi sei mesi positivissimo. Positivissimo. Come segno alla Vergine. Ah sì? Sì, sì. Sono molto felice che la Matilde mi ha dato quella notizia lì, per adesso domani cambio tutto. Allora, dimmi tutto, Vittorio. Allora, parlaci innanzitutto della Radio Trianon, di come è nata, del programma che tu stai conducendo e di queste idee meravigliose che ogni giorno crei e inventi proprio per la comunità italo-brasiliana. Sì, guarda, la Radio Trianon è stato fondato il programma Italia Total con Nicola Di Locri, l'amico mio, che oggi non ha potuto venire qua perché è successo una cosa che non ha potuto essere qua. Ok, avremo un'altra prossima puntata. È un programma volto per la società italiana, per i discendenti italiani, perché in Brasile c'è un problema serio. Sono tutti italiani, ma nessuno parla di loro là fuori. Intanto noi ci siamo messi avanti. La Radio Trianon è una radio piccola, prende la città di San Paolo. La città di San Paolo sono 16 milioni di persone, prendiamo anche la spiaggia, prendiamo altre cose. L'audienza è buona, ma adesso stiamo partendo già per altre cose più grandi, con la TV, a radio più aperte, come adesso stiamo
ti ringrazio molto, Gabriella, che mi hai invitato qua. È un piacere, ci abbiamo Vittorio. Molte cose che possiamo fare assieme. Certo, è un piacere, Vittorio, e sai perché? Perché io, in maniera ignorante anch'io, non sapevo veramente che in Brasile potesse esistere tutto questo, di quello che tu mi hai parlato in questi giorni, come le scuole, come le scuole di calcio, tutta la parte artistica, culturale che voi promuovete continuamente, cosa che neanche in Italia fanno. Invece voi non fate morire le radici, la cultura italiana, creando trasmissioni, creando scuole, creando davvero tantissimo, sia per l'arte, per la cultura e per l'istruzione, è qualcosa di meraviglioso. Ecco, e quindi io neanche questo lo sapevo, e ho il piacere e l'onore di poter parlare con te di questo e di averti qui. Vedi, Gabriella, sono tanti discendenti italiani, e adesso sai che puoi prendere la cittadinanza anche a partire dalla ottava generazione, settima generazione. Ah. Intanto tutti vogliono la cittadinanza italiana. Ah, ecco. E qua abbiamo un problema serio. Sì. Con le autorità italiane, come i consolati, quelle cose lì, ci mettono 12 anni per fare una cittadinanza, è impossibile. Ah, quella cosa lì, impossibile, sai. Perché dovrebbe essere piccolissima una persona per vivere lì e avere la cittadinanza, quindi a 50 anni una persona si ritrova la cittadinanza, alla fine cioè a 50 anni non se ne fa più niente, vero? Esattamente, va in pensione, ecco. E non ha ancora la cittadinanza. Ecco, e invece tu, ecco. Parlami anche della radio, no? E della televisione, cosa conduci esattamente? Perché so che hai condotto anche una trasmissione di pesca. Io ho lavorato sempre in pubblicità nell'area di creazione fino al 1985, poi ho cominciato a fare la TV. Dei programmi dell'Amazzonia, del Pantanal, sì. Per fare la persona preservare la pesca. Intanto abbiamo fatto durante 10 anni quello lì, e siamo stati leader di udienza alla domenica, e ho lasciato la pubblicità, sono andato lì. Poi sono entrato con le società italiane, perché mia sorella aveva messo su le società italiane a San Paolo. Ah. E come se n'è andata, e ho dovuto entrare io, e lì ho cominciato, e adesso sono arrivato a presidente della Confederazione Italiana nel Brasile. Perfetto. Cioè abbiamo molti uffici in molti stati del Brasile. Meraviglioso tutto questo. E la televisione sempre ti chiamano per sapere qualcosa delle novità della società italiana. Ho fatto anche la Miss Italia brasiliana, adesso stiamo addirittura facendo l'altra. Chi è che ha vinto Miss Italia brasiliana? Di che regioni era questa brasiliana, Miss Italia brasiliana? No, ma è metà e metà, un mix italiana e di brasiliana? Sì, sono ragazze discendenti di italiani e dello stato di San Paolo, si sono iscritti, ho messo i giuri, sai, a lì a quest'ora qua tutti vogliono essere giurati, sai, perché ce le vengono bene, tutti vogliono essere, è vero, per è fare vero, il lavoro, è vero. Fare il è vero. È e bene. Poi oltre a questo tu ti occupi anche di allenare i ragazzi, le nuove leve del calcio. Io ho la serie B di football, adesso con il problema della coronavirus abbiamo dovuto chiudere, perché sì. Stava cominciando il campionato brasiliano, io ho la squadra che stava partecipando, poi c'ho anche la squadra degli antichi giocatori della selezione brasiliana, quelli che hanno vinto la Coppa del Mondo, e facciamo i giochi negli stadi per ricevere il fondo sociale per aiutare l'entità dei vecchi, dei bambini, quelle cose lì, e poi prendiamo anche un chilogramma di alimento, lo portano. Intanto quando fai un gioco di quello in uno stadio ricevi 4.000 chili di alimenti, poi anche i soldi, aiutiamo gli ospedali, bellissimo, quelle cose lì. Vi occupate di beneficenza e porto tutti i giocatori a girare. Vi occupate di beneficenza, giusto?
benissimo. Ok, adesso faremo vedere, Vittorio, faremo vedere proprio le tue fotografie in varie situazioni e le commentiamo, va bene? Eccoti qui, qui dove sei? Ah, qui sono in ufficio mio. Ah, ecco, questo è l'ufficio tuo della Federazione Italiana a San Paolo. Dove io rimango là. Ecco, ogni giorno Vittorio è lì al lavoro, eccoti qua. Ecco qui, sempre sì, qui. Ecco, questa invece è la Radio Trianon, giusto? Ecco, sì. Sì, Radio giusto. Trianon, dove con i tuoi colleghi ogni giorno avete questa trasmissione che va a quale orari, in quale fascia oraria va la tua trasmissione? Dalle 11:30 all'1, ah, alle 13. Ho capito. Al sabato. Perfetto, al sabato, tutti i sabati. E poi, eccoti qui, questa che sarebbe questa ragazza? Questa qua è una cantante italiana che sta facendo molto successo perché è qua in Brasile. Ah, sì? È Mafalda Mignosi. Ah, perfetto, quindi è una ragazza che è arrivata lì in Brasile e sta facendo carriera lì, benissimo, bello, bellissimo, sono veramente complimenti, anche una bella ragazza. È quello che stavo ti dicendo, Gabriella, sì, che possiamo metterci d'accordo, certo, e venire anche qua, perché abbiamo gli stadi di football che possiamo fare un gemellaggio, un evento, la musica, anche i teatri. Certamente, io ci sarò, se mi inviti sarò lì al più presto, sperando che riaprono gli aeroporti e tutti i voli, insomma, che possiamo poi avere questo scambio, tu di venire in Italia e io di venire e noi di poter venire in Brasile, perché no? Sì, adesso io sto aspettando solo finire un po' questa cosa qui per venire in Italia, certo, perché devo venire lì. Perché anche lì ho gli uffici dove devo andare per la cittadinanza, che devo vedere come stanno le cose. E adesso vediamo un altro contributo. Eccoti qui sempre in postazione radio. Lì è radio, anche lì. Ecco qui invece. Lì, qui è il giornale di San Paolo. Sono venuti a visitarmi per fare una materia sulla colonia italiana nel giornale di San Paolo. Bellissimo anche questo, e poi eccoti qui. Lì è il sindaco di Giundiaí che mi assegna i diplomi, i certificati, perché io do il certificato alle famiglie più vecchie dell'Italia, che sono venute dall'Italia, i bisnonni, le cose lì, i descendenti, gli diamo il certificato. Di ringraziarlo per il lavoro che hanno fatto in Brasile. Bellissimo, questo bellissimo. Ecco, da far capire ai nostri italiani. Sì, ecco qui. Qui si vede lo stadio, no? Sullo stadio di football sono assieme all'allenatore della Arabia Saudita, e assieme a me lì, perché vuole fare l'allenamento anche lui qua. Lui ha giocato nell'Arabia, dopo c'è il cinese che vuol mettere che vuol mettere sulla scuola per i bambini qua a San Paolo. E un giocatore del football qua che è di Campinas. Ah, perfetto, benissimo. Vittorio, io ho già la valigia pronta, perché ho ascoltato che la scuola è agli inizi per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana, anzi avete bisogno di personale. Lo sport, il calcio, insomma l'italianità vera e propria. Il 60% dei residenti a San Paolo sono italiani. Sì. Incredibile. Sì. E il patronato, che come si è strutturato, come si muove nell'ambito della comunità italiana? Guarda, è un po' difficile a lavorare con loro assieme. Io non mi riporto molto assieme a loro. Io preferisco lavorare dritto con l'Italia, perché qua c'hanno sempre la difficoltà. Mi mandano un console qua che arriva qua, sono in Brasile, sono il console qua. E arriva qua, lo invito per venire a vedere la scuola, i bambini che fanno questo qua, o dare un sguardo, non viene. Se vai al consolato non ti attendono. Intanto io non lavoro con loro, lavoro dritto con l'Italia e i brasiliani ci piace quello lì. Ecco, sai? Ce ne vorrebbero di più di persone come te. Esatto.
esatto. Vittorio è operativo, fa i fatti e non le chiacchiere. E non quindi, le chiacchiere. Giustamente. Sì. Quindi, bello, grazie giustamente. Vittorio per quanto fai per l'italianità in Brasile, ovviamente. Eh sì, vedi l'altra foto che aveva la Gabriella messo su, che c'era il tavolo, che c'era le persone, quella lì è una cosa che è stata inedita qua in Brasile, quella lì sono riuscito a unire le associazioni italiane di tutti gli stati dell'Italia, perché c'è un'associazione, due, tre, ogni stato d'Italia, i calabresi, sì, siciliani, sì, sì, tutte le regioni, abruzzesi, tutte le regioni, sì. A unire in un posto molto grande, abbiamo fatto una palestra per cominciare a lavorare tutti assieme. Intanto sei dalla Puglia, io sono del Veneto, ci mettiamo d'accordo che dobbiamo fare, perché cioè, tutti... Vittorio, ho capito bene, siete riusciti in Brasile a creare un'associazione delle varie associazioni di regioni e comunque associazioni comunitarie. La confederazione sarebbe quella che è l'unica, non si può avere due confederazioni. Adesso puoi avere due associazioni polesane nel mondo, ma confederazione no, è una solo, che è la mia. Colgo l'occasione per dire una cosa che forse, o magari mi sbaglio, in Brasile non esiste. Questo mese, il mese di giugno, è l'Italian Heritage Month, quindi ciò vuol dire che anche nelle scuole si celebra questa giornata, settimana o comunque il mese dedicato all'italianità, e non parlo fra italiani, bensì in tutto Toronto, comunque chi vuole organizzarsi. Com'è la situazione? Per quanto riguarda l'italianità nel mainstream? Qua in Brasile, mi scusi a tagliarti, ma l'italianità qua in Brasile è molto grande. È normale te vai da qui a 3 chilometri, cammini per la città, trovi in un mezz'ora, trovi anche 20 persone con la camicia dall'Italia. Sai, io amo l'Italia, io amo l'Italia. Incredibile. Mi sembra il sogno americano di tanti anni fa. Veramente. Esattamente, solo che qua adesso che è successo quella cosa lì in Italia, della pandemia 19, qua in Brasile sembrava che te eri in Italia, mettevano le bandiere fuori, tutti dicevano avanti che noi vinciamo quello lì, avanti, non fermarti, Ammirevole, ammirevole tutto questo, e questo fa capire sia Vittorio che Patrizia, che questo per tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, soprattutto coloro che sono in Italia, e nel far capire di quanto i nostri italiani all'estero tengono della propria cultura e del proprio paese, di quanto si ami il proprio paese, e quindi dobbiamo esserne soltanto orgogliosi e di onorati nell'avere queste persone che si occupano dell'Italia vera e amano il proprio paese e la propria Italia. Grazie davvero Vittorio, adesso mandiamo un video di te e poi parliamo anche di questo. Sì Gabriella, lasciami dire solo una cosa, solo rapido. Vedi, sì. Io ho molto piacere aiutarli a fare la cittadinanza, sai perché? Perché loro hanno l'orgoglio di essere italiano, io come italiano. A me mi piace da aiutarlo per fare la cosa. Perché certo, non lo faccio aiutarlo? Certo. È quello che ti dico. Dovrebbero imparare da te, Vittorio, molte persone. È quello che ti ho detto. Quello di ieri non mi ricordo più. Adesso domani forse ti dico altra cosa. Ah, Vittorio, sì, vediamo il video. Se posso permettermi. Patrizia. Un giovane dall'Italia che parte per raggiungere il Brasile, ovviamente la prima persona a cui io suggerirei di rivolgersi saresti proprio tu. Com'è la situazione dal punto di vista proprio dell'emigrazione? Come è facile per un giovane italiano emigrare, lavorare e vivere in Brasile? Adesso io posso ti dire una cosa, stiamo passando una fase che non è molto buona. Io credo che sarebbe meglio rimanere in Italia, sai? Adesso, ma indipendentemente, ovviamente, adesso il discorso non è relativo alla pandemia. In genere, ieri a dicembre, fino a dicembre, era possibile perché noi abbiamo tantissimi giovani che dall'Italia vogliono venire in Canada a lavorare,
purtroppo ci sono delle regole, quindi non è un processo facile. Com'è la situazione in Brasile? In una circostanza... Anch'io ricevo molta gente che vuole il passaporto italiano per venire anche in Canada, quelle cose lì, ma non per rimanere qua. Adesso abbiamo un problema serio qua. Molti giovani sono usciti da qua in questi 10-15 anni dal Brasile, giovani che forse fra 10 anni quelli mancano qua, come è stato in Italia, vedi? Insomma, bisogna cominciare a mettere a posto le cose, sai? E ecco qui l'annuncio, Vittorio, a tutti gli italiani in ascolto, Vittorio vi aspetta in Brasile, a San Paolo. Ecco, benissimo. Adesso passiamo col video, Vittorio, andiamo avanti con il video. Grazie. Insomma, la zona 208, con stazionamento proprio, ok? Um abraço para o Nicola, né, meu xará do Chocolates Baresa. Agora vou partir para a tradução. O primeiro ouvinte que ligar vai ganhar uma bolsa, super bolsa térmica. Atenção, eu não vou dar dica, hein? Presta atenção no que a música fala. Ele repete 300 mil vezes o nome. Qui era in radio, Vittorio. Ho visto anche. Quella lì, un tuo collega che aveva, ma chi era? Buona, un calciatore? Perché i brasiliani sanno la musica, sanno tutto, ma non sanno che dice. Intanto noi li mettiamo sulla musica e fai la traduzione. Ah, ecco, ho capito. Allora, Vittorio, io spero di riaverti in un'altra trasmissione al più presto. Adesso passiamo ai due ragazzi, al duo, no? Che praticamente parleremo di loro e ti assicuro che sono bravissimi. Resta in ascolto, Vittorio, non te ne andare. Sì, sì. Quindi sì, ecco, Diane Lei e Cristian Salerno, eccovi qua, ragazzi. Ecco qua. Allora, Diane, ecco, hai potuto vedere il Brasile, quindi si raccorda un po' al genere musicale che tu fai, no? Con le bossa nova. Sì, sì, sì. Hanno delle armonie bellissime. Ecco. Veramente. Quindi bossa nova, kizomba, ecco. Che assomigliano, se posso dire, un pochettino alla tradizione, posso azzardare, napoletana, un pochino. Sì, certo. Sì, certo. C'è qualcosa. Abbiamo un pianista... partenopeo, cioè oriundo partenopeo, no? Giusto? Esatto, origine, esatto. Certo. Ah. Ecco, allora, Diane, quindi parlavamo prima del Blue Note, no? Giusto? E poi hai dato modo di fare questo progetto discografico, creando un EP e poi anche un CD vero e proprio con delle tue realizzazioni musicali, vero? Eh sì, esatto, ecco. Sono dei brani inediti che tu... dove ho scritto i testi, chiaramente, e ho guidato in tutti di questi brani anche la realizzazione della musica, perché il testo era già con la melodia e quindi ha guidato la realizzazione da parte del chitarrista anche della parte della composizione musicale, ecco. Quindi sono molto contenta di aver dato anche un contributo ulteriore, oltre che a parole, anche proprio a livello melodico. Quindi stavo leggendo proprio Favola, no? Che hai portato questo brano che si chiamava Favola a Sanremo Giovani. E di che cosa parla questo brano? Che hai comunque composto tu, giusto? Se stessi in realtà, perché anche nel ritornello dico perdersi e non guardare indietro, no? Aha. Nel processo di cambiamento e di crescita molte volte ci si guarda indietro pensando ho fatto la cosa giusta, senza magari capire che stiamo andando, senza saperlo, nella direzione giusta. Appunto, beh, è un concetto sì, se no diventa un controsenso, certo. Dimmi una cosa, invece per coloro che sono a casa, no? Come hai vissuto questo momento di lockdown, no? Con la tua musica, cosa hai fatto in questo periodo, no? per non far sì che si perdessero, ecco, tutti i lavori, tutte le esecuzioni che tu comunque stai creando, vero? Sì, allora sicuramente la prima fase è stata quella un pochettino più, come si può dire, più agghiacciante, perché all'inizio non si sapeva veramente che cosa ne sarebbe stato, no?
credo che un po' tutto il mondo, certo, essendo anche in contatto anche con Chiara, il mio compagno nella vita, col mondo degli musicisti, mi sono resa conto che un po' tutti non sapevamo cosa sarebbe successo, però poi ci siamo rimessi al lavoro. Io stessa sto, diciamo, scrivendo nuovi brani, ho intrapreso da un po' lo studio del piano, quindi in futuro, insomma, spero un giorno di potermi esibire anche nel Ottimo, ottimo. E parlami di Confini, di questo nuovo lavoro di Confini, sì, che si chiama Confini. Confini è nato dalla collaborazione con appunto un chitarrista e un trombettista. Sono presenti all'interno dei brani tutti in lingua italiana, di cui uno sono particolarmente legata perché affronta il tema della violenza sulle donne e si chiama Imperdonabile Errore. L'ho presentato a un concorso ed è stato anche molto apprezzato, era l'unico brano inedito e ha chiaramente apprezzato. Un finale positivo, però devo ricordare che purtroppo non sempre queste vicende si risolvono nel migliore dei modi e purtroppo no, purtroppo in un paese, cioè infatti ci vorrebbero delle pene dire, molto severe, molto molto severe, lo so proprio per la mia carissima amica che è appena lì. Purtroppo in Italia abbiamo avuto di questo problema di cui non si è parlato molto, purtroppo chi si è trovata, diciamo, il carnefice in casa non ha potuto fare molto, neanche addirittura chiamare i soccorsi perché... Sì. Purtroppo no. E sono successi purtroppo dei casi molto gravi dove molte donne sono state accoltellate e hanno rischiato veramente la vita e ci sono state donne purtroppo morte proprio in questo periodo. Che ha ripreso in casa, credo, il compagno per offrire un posto. Sì, che era in carcere, era stato agli arresti domiciliari, sì. Quindi, insomma, mi fa piacere sempre ricordarlo, perché purtroppo è un tema molto, molto, molto sentito e come dico sempre, la madre degli ignoranti è sempre incinta, perché comunque c'è una profonda... La violenza sulle donne e anche la violenza sugli uomini, comunque la violenza intesa, no? Sì, certo. Per ambedue le parti c'è sempre comunque una sofferenza, sono comunque persone deboli, frustrate e che non vedono il proprio futuro perché considerano l'altro come gli oggetti e quindi devono affermare le loro convinzioni, la propria prepotenza su ognuno, con la propria carnefice, col proprio, cioè non carnefice, la propria vittima, proprio per affermare la personalità che non hanno mai saputo costruire. È lì il discorso. E molto anche l'ignoranza delle famiglie, perché le famiglie appoggiano invece di condannare determinati atti, almeno quello che accade in Italia, le famiglie creano degli scudi. Non per vergogna, proprio per difesa della violenza, ecco, proprio così. Infatti non è, ci tengo a dirlo, il brano non è autobiografico, ma ho dato voce comunque alle parole di una ragazza. Certo, anche perché con Cristian, un ragazzo così meraviglioso, non credo. Infatti, ascoltami, adesso mandiamo i video e li commenteremo insieme, va bene? Va bene, va. Le foto, prima le foto e poi i video. Ok. Eccoci qui. Ah, di Cristian questo? Yes. Ecco. Ok, Cristian, facciamo un po' un mix. Esatto, Cristian, vai. Sì, qui eravamo a Piano City 2016. Piano City è questo festival dove per 2 o 3 giorni Milano viene invasa da musica pianistica nelle strade, nei giardini, nei cortili. Ovunque. E qui eravamo in un bellissimo cortile e ho avuto il piacere di suonare appunto all'aperto, che è sempre più bello rispetto a suonare al chiuso. Sì. Su questo pianoforte da concerto Steinway, che Paolo apprezza tantissimo. sì. Quindi dov'eri qua proprio all'aperto? In che zona Milano? Ero alla Fondazione Pini, adesso non ti so la dire Fondazione Pini, sì, dove ecco, infatti riconoscevo un po' le arcate, non riuscivo a capire benissimo dove fosse, adesso rinquadro la situazione, e eccoti qua, allora passiamo alla seconda, eccoti qui Cristian, qui dove sei? Ecco, qui sono ad un saggio di fine anno,
dove sto premiando il più piccolino under 10 che si è impegnato di più durante l'anno, e quindi oltre a vincere una coppa quasi sempre hanno anche un mese di abbonamento gratuito per le lezioni di pianoforte. Bellissimo, ma che bello quel bimbo, veramente bello, bravo, bellissima iniziativa. Eccoti qui Diane, bellissima questa foto. Sì, questa è la copertina del singolo che ho fatto in collaborazione con un DJ venezuelano. È un singolo di Bachata Sensual, wow, un brano ballabile, bello, a parte delle danze caraibiche, quindi ha un tempo diciamo proprio come Bachata Sensual. È proprio un genere di ballo che è nato negli ultimi anni. E ci sono proprio hanno fatto anche una coreografia, un gruppo famoso di Roma l'ha scelta per fare una coreografia e portarla ballando con le stelle. Wow, wow. Ma dimmi una cosa, quindi questo tuo fa parte dell'ultimo lavoro che tu hai fatto, no? Questo pezzo qui con questo DJ. Sì, il penultimo, perché l'ultimo è il brano successivo, che invece è una Kizomba. Kizomba, sì, che poi sentiremo. Esatto. E poi ecco qui Christian. Ecco, di nuovo suonare all'aperto. Qui eravamo a Brezzo di Bedero, un paesino che onestamente non conoscevo, ma a questo rialzo dove poi dà sul lago, quindi veramente in questo caso mi sarebbe piaciuto essere spettatore più che pianista, per la magia del posto. E infatti puoi dire in che provincia ti trovavi? Perché per chi segue la casa non conosce la località, ecco. Sì, provincia di Varese. Provincia di Varese, quindi siamo sul lago di Varese ed è bellissimo proprio questa fotografia, veramente. Sarei voluta esserci davvero anch'io. La prossima volta, se sarai lì, spero che tu mi possa invitare. Poi, ecco, ti racconto una curiosità di quel giorno. Sì. Davano pioggia, quindi non si sapeva mai se il concerto farlo all'aperto, al chiuso, all'aperto. Che alla fine abbiamo deciso di farlo all'aperto. Insomma, il tempo tiene, quando faccio l'ultima nota sento una goccia sul dito, ho detto ok. È finita. Sì. È andato tutto bene. È bellissima, proprio una cartolina meravigliosa questo. Vado avanti, qui invece vedo un aeroporto, che cos'è? Esatto, sì, aeroporto di Malpensa. Ah. E c'erano questi ragazzini per fare un pochettino di musicoterapia, che penso che sia una cosa eccezionale. Sì. E ho visto diversi ragazzini così stupefatti nel vedere muovere le mani sul pianoforte, e chissà che magari io sia riuscito a innestare anche solo la curiosità. Poi il resto, se deve esserci, ci sarà. Certo, ha creato comunque una magia e un'energia di comunicazione anche con i bambini, meraviglioso. La musicoterapia è qualcosa che fa bene all'anima, a tutti noi, e soprattutto nell'aiutare le persone che soffrono, è vero. Andiamo avanti. Certo. Ecco qui Diane. Qui ero col trio in Piazza San Babila, perché ho partecipato a diversi festival di strada e ho scoperto che Milano dà l'opportunità di prenotare la propria postazione, chiaramente con una strumentazione a basso impatto acustico, quindi lì avevamo un 10 watt, quindi veramente basso, tolta la tromba ovviamente. Sì. Però è bellissima come immagine, è bellissima, perché a basso impatto però la tromba... Siamo divertiti molto. Sì. Ecco qui. Qui invece eravamo proprio sul palco del Blue Note per la prima volta. Sì. È stata un'esperienza insomma abbastanza importante, perché insomma lì c'era anche, cioè sono stati i nomi più famosi della musica jazz, quindi sì, i più grandi del mondo hanno varcato quel palco. Sì. Esatto. Sì. Io andai a vedere il duo acustico che amo tantissimo, non so se credo che sia molto conosciuto in America, perché loro vengono da San Francisco e sono Tuck & Patty. Ho avuto l'opportunità proprio di abbracciare lei, di andarle a salutare di persona, è stata un'esperienza quindi bellissima. Quindi hai avuto anche questa esperienza. Sempre qua. Lì al Blue Note siamo saliti proprio nel camerino, l'ho abbracciata. Bellissima. Lei è molto, ha una voce gospel, è veramente. E adesso invece passiamo al video di Diane.
Bravissima Diane, brava, davvero bellissimo brano. Questa era una kizomba, sì, sì. Sarebbe interessante fare il ballo, è vero. Si può cercare adesso, online. Adesso invece volevo passare a Christian. Christian invece parlami del tuo nuovo progetto, no? Discografico che comunque hai appena terminato, eccomi. Sì, ecco. Si tratta appunto del disco che si chiama Resto in Silenzio. È un disco, è il mio secondo disco di brani inediti. Il primo lo scrissi con un editore alle spalle che mi disse: ho bisogno di 12 tracce entro la data tot, e non è mai bello produrre con questo tipo di ansia. Sì. Il recente ho detto: questo me lo autoproduco. Scrivo i brani quando voglia, quando mi sento ispirato, quando arrivo a un numero buono per fare un disco, lo lancio. E così è stato, quindi sono passati 7-8 anni prima di fare appunto questo disco, e quindi sono tutte musiche che ho sentito dalla prima all'ultima e hanno una storia incredibile. Che io ho sentito dietro. Che adesso andremo a far ascoltare, sono meravigliose, davvero. Grazie adesso mille. Adesso parte il primo contributo. Vediamo un po' con il primo video. Bravissimo Christian, veramente emozionante il video, insomma mi dava un senso proprio di viaggiare, no? Con la tua musica, proprio avevo questa cosa di libertà, ecco, ho sentito proprio la libertà, no? È così, hai detto bene Gabriella, perché lì se posso aggiungere due parole, il video è stato registrato
Eravamo a Ischia, sull'isola di Ischia, sul castello aragonese, sul terrazzo, quindi all'ultimo piano. Mamma mia, ragazzi, quindi dall'alto vedevi tutta l'isola, tutto il mare fantastico che hai visto dal video. E c'era, si chiama il terrazzo degli ulivi perché c'erano questi ulivi, alberi di limoni, quindi ti lascio immaginare, vista da favola, odori e sensazioni da favola, è era un concerto live, quindi c'era anche la forza del pubblico è certo. Stata una delle esperienze più belle della mia adesso vita. Adesso facciamo vedere, immagino, faremo vedere un altro tuo video e poi torniamo a Diane. Magnifico Cristian, veramente sublime, una musica sublime che attraversa proprio l'anima, proprio te la prende, proprio ti fa viaggiare. E sei su tutte le piattaforme, quindi su Spotify, su Deezer, vero? Anche su Amazon. Esatto. E anche troviamo il tuo CD dove? Oltre alle piattaforme è sul online. Sito, è sul mio sito cristiansalerno.com. Perfetto, quindi anche su YouTube andate a vedere i video e mi raccomando acquistate il CD di Cristian perché davvero ne vale la pena e sei stato grandioso, veramente bellissima. Grazie, musica, bellissimo gentile. Progetto e la verità. E adesso passiamo a Diane. E che segno sei Cristian nel frattempo? Il suo stesso segno, siamo due leoncini. Ah, perfetto, ok, dopo parliamo del leone allora. Matilde, preparati, vai con Diane, con l'altro video di Diane. Discovering places of hiding lies, a million faces have found your eyes. I want to keep you longer, I promise I won't leave you. Now I know it's you and a miracle. Now I know the shape of your love, shape of your love. Shape of your love. Hand in hand in the middle of the night, dancing on the floor together. Feeling your body right next to mine, it will be like this forever. And I can't believe it, I'm in love, whatever comes our way. And you can see from my face and everywhere. I can't believe that I'm in love with you.
Bravissima Diane, bravissima, bellissimo progetto anche il tuo, meraviglioso. E, volevo sapere, ma Patrizia mi ascolti Patrizia? Non sentiamo Patrizia? Abbiamo perso un po' i collegamenti strada facendo? Patrizia? Sì, al microfono disattivato. Ah, al microfono disattivato Patrizia. Eh sì, beh, eccomi qua, allora, ecco, non so perché benissimo. Non riesco. No, mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo. Dicevo, hai potuto ascoltare i bellissimi progetti sia di Diane che di Christian? Bellissimi, io ho percepito un linguaggio, ho percepito il linguaggio appunto del brano più turbolento, più drammatico, invece l'altro più solare, più ampio. Bellissime le interpretazioni di Diane, molto eteree, proprio perché è una musica che deve arrivare al cuore. Eh sì, è vero. Deve dire in questo senso e c'è riuscita. Per me c'è riuscita, ecco, perché ho eliminato anche il volume perché volevo godermi veramente queste note. Hai fatto bravissimi. E di Christian invece cosa mi dici di Christian? Christian, il piano è un grande fascino per me, io queste dita le metterei su quelle tasti, però non succede nulla, quindi per me è un miracolo. Quando ti ho visto nell'interpretazione, per me è un grande miracolo che io non riuscirei mai a fare, quindi lo apprezzo veramente e mi nutro della musica che fate, perché io sono come diciamo coloro che hanno a che fare con la musica poi diventano naturalmente così assorbono tutte quelle belle energie. Certo, comunque Diane, bellissimo progetto anche il tuo, e anche tu sei su tutte le piattaforme online, giusto? Deezer, Spotify e anche su Amazon, vero? Sì, credo proprio. Diane lei? Sì, Amazon Music, yes. Perfetto, e adesso sentiamo Matilde cosa ci dice sul segno del leone, quindi leone maschio, leone donna, vediamo. Andiamo sul leone. Beh, è un periodo di stabilizzazione nella posizione sociale. Saturno e Plutone in cassa 6 del lavoro porterà un progresso sicuro. Sarà come un anno di ordine, di organizzazione, di strutturazione. Potrete portare a termine importanti lavori, risolvere le formalità. Diciamo che c'è una soddisfazione per professionale, sì? E il successo sicuramente viene dall'esperienza e dal merito personale. In quanto a Marte, che ingresserà in Ariete e ci rimarrà sei mesi, vi darà molta carica, forza energetica a tutti i leonini, la capacità di agire, di muoversi con forza, di essere competitivi, coraggiosi, vigorosi, sì, molta attività, come nuove prospettive, una vera e propria illuminazione, forza, determinazione, capacità di affermarsi. Il leone è forte. Sì? Bellissimo, ottimo quadro astrale, ottimo, ottimissimo ragazzi, avete capito? Quindi progetti lunghissimi e duraturi, ma soprattutto che andranno a buon fine, con determinazione. Ottimo, 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 benissimo. Perfetto, grazie ragazzi. Adesso passiamo a Patrizia. Approfittare l'energia di Marte. Sì, adesso passiamo a Patrizia, che dovrebbe essere del segno dello scorpione, del segno dello scorpione. Però volevo leggere, prima di questo, di passare a Patrizia, volevo leggere alcuni messaggi che sto arrivando, ed è anche giusto che vengono letto, e praticamente che vengono letti. E allora c'è: che magnifici artisti questa sera, grazie Gabri, da brividi per Christian Salerno, si parla poi di Brasile, abbiamo tutti il problema con la cittadinanza e mi sono arresa, non ci considerano in altri paesi, capito? Vittorio, poi volevano sapere del segno della bilancia e altre persone, non riesco a raggiungere la diretta, tantissime, ciao Matilde, bellissima Matilde,
Insomma, ce n'è per tutti. Andiamo da Patrizia, che è il segno dello scorpione, così come il mio. Siamo due scorpioncine. Cosa ci dici, Mati? Che vi dico, scorpioncine? Beh, voi avete l'appoggio di Saturno e Plutone, Giove in Capricorno, che contribuiranno a uno stato d'animo più, diciamo, metodico, disciplinato, paziente, sarete disponibili, diciamo che avrete un grande appoggio per apportare importanti cambiamenti nella vostra vita. E poi Urano nel Toro, che è entrato già dall'anno scorso, che comincia a fare dei cambiamenti imprevisti, come che vi rompe e disorganizza le strutture esistenti. Infatti, stranamente, io personalmente con il Toro proprio cozziamo, perché reputo alcuni aspetti del Toro che non mi piacciono per niente, specialmente la falsità e le bugie. È una cosa che non tollero, sì. E sono molto, molto possessivi e predominanti. Ma vedi, questo pianeta che è ingressato in Toro cambierà molto il segno del Toro, e a voi vi sta dando dell'imprevedibile, cioè in qualche modo vi inquieta, perché vi elettrizza, vi fa vivere all'improvviso, come che ci saranno dei cambiamenti improvvisi anche nel quotidiano, come che non ve l'aspettate. Però lo scorpione è abituato a questo, cioè è come una sfida vivere queste, quindi gli piace. Diciamo che l'adrenalina ci muove, non lo so, sì. Tanto è vero. E Nettuno in Pesci vi appoggia, vi farà sentire sognante, collegato ad esperienze mistiche, vi rafforza le facoltà psichiche, che lo scorpione è molto psichico, non so se si dice così, sì, in sì, italiano, è molto psicologico, non me lo ricordo è più. Molto psicologico, è molto sottile, è vero, molto psicologico, vero. Che avete delle percezioni molto aperte, vi risveglia un po' il sentimento di aiutare gli altri, di stare al servizio degli altri, e di avviare dei progetti, diciamo artistici, aiuta molto Nettuno, perché ha a che vedere con l'arte, o anche umanitarie, sì. Non so, avete come degli impegni romantici, incontri sociali, conversazioni, queste aumentano, queste conversazioni un po' più, diciamo, sottili, sì. Un altro linguaggio che tocca un po' di più i sentimenti, le emozioni. Ossia, lo scorpione è molto un segno d'acqua, molto sensibile, anche se a volte non lo dimostra, no. Perché indossa una specie di maschera per non farlo vedere, però è un segno d'acqua. Perché ci difendiamo, certo, ci difendiamo, certo, perché abbiamo queste fragilità e abbiamo paura di mostrare le fragilità, vero Patrizia? Sì, anche come... Io a questo punto lo dico prima, guardate, io sono dello scorpione, sappiate che sono fragile, quindi ok. Ma non è fragile, noi non siamo fragili, Patrizia, non siamo fragili. Vittorio, perdonami. Vittorio mi ha preso la telecamera, mi sono concentrata su di lui perché faceva un segno con la mano di assenso, vero? Cioè, diciamolo prima, insomma, non possiamo andare in giro avendo paura di chi incontriamo, ma lasciamoci. Oh, guarda, ho visto un'aula qui di astrologia e vorrei fare una previsione anche a me. Sai, quando andate fuori, guardate il cielo, vedete la luna, tutti voi altri vedete la luna, anch'io la vedo, intanto sì. Siamo vicino. Sì. Sì, sì, è vero. Esatto. È proprio così. Sì, allora dicevi, finale, Matilde, quindi tutto sommato lo scorpione non dovrebbe andare male, quindi ci saranno tanti risvolti positivi, costruttivi.
Sì, costruttivi. Ok, perfetto. Adesso andiamo su Patrizia, dove faremo vedere alcune immagini di Patrizia che sono veramente molto interessanti. Vai, Patrizia. Gente. Eccotelo qui con Checco Zalone. Perfetto. Dicevo, qui eravamo all'Italian Film Festival, una grande manifestazione sul cinema italiano che ha veramente fatto passi da gigante. Purtroppo quest'anno è giugno, mese dell'italianità, abbiamo messo tutto in stand-by. C'è una bella chicca a proposito di questa foto, se ce n'è anche un'altra dove si vede meglio. Qui sì. Sono io che scatto un selfie insieme a lui. Non c'è l'altra di Checco, dove si vede esattamente, c'era un rinfresco a base di cioccolata e io e lui mangiavamo, chiacchieravamo, quindi ci siamo sporcati con la cioccolata. Questo è un episodio che ovviamente si può riflettere come in fondo poi anche un artista così irraggiungibile poi diventa un amico per un momento con il quale si condivide un cioccolatino. Certo. Quindi eccoti qui con Bobby Solo. Bobby Solo legato all'Italian Heritage Month, quindi a giugno, questo grande evento di Radio Cina, anche qui veramente la lacrima ci vuole perché quest'anno non potremo goderci questi spettacoli meravigliosi. Bobby Solo, ho avuto il piacere di incontrare questo bambinone, veramente un ragazzo che ha una grande umanità, anche quando parla delle cose così semplici, qualsiasi, si veramente traspare questo grande cuore di Bobby Solo. Quindi mi fa piacere aver presentato, intervistato Bobby Solo in occasione dell'Italian Heritage Month e di College Street Chin Radio, che è il simbolo dell'italianità, lo dico forte, in Canada, in particolare a Toronto, l'Ontario. È vero che io ho la fortuna di collaborare qui, con voi. Quindi qui siamo proprio negli studi di Radio Chin su College Street. Beh, Radio Chin, che ha anche un'altra frequenza a Ottawa. Sì, alla capitale. Sì. Eccoti qui con il grande arbore. Qui veramente quasi quasi sembro quella di mezzo, perché sono eri una bambina qui, eri una bambina. Una bambina veramente, avevo poco più di 20 anni, qualche 20 anni più dopo i 20. Sì. Grande incontro con Renzo Arbore, ovviamente un personaggio allora per me ancora molto difficile da approcciare, come si dice. Poi l'ho rivisto tanti anni dopo in un'altra radio ed è già stato tutto diverso. Ero agli inizi, ovviamente. Che personaggio è Arbore? Che personaggio è Arbore come personalmente? Uguale. Ah, ecco, uguale. Così. Molto se a mano anche lui. Se possibile anche più coinvolgente dal vivo, se possibile. È una persona con veramente una grande ironia, con una grande ironia anche. Un'ironia così in fondo naturale, perché è l'ironia della vita, per cui è coinvolgente. Certo, certo. Eccoti qui nuovamente con Checco. Ecco il cioccolato. Qui eravamo tutti e due di fronte, ovviamente, le luci molto intense e si vede l'ombra della cioccolata, quindi e per entrambi. Scrivendo... È un grande ricordo che di solito postare una foto che non è venuta bene non ci si riesce, ma talmente bello questo episodio, così naturale. E poi guarda, c'è una bellissima, proprio c'è questa luce che vi illumina, è bellissima questa foto, proprio evidentemente come se illuminassero, quella luce illuminasse le vostre anime, bellissima davvero. E ci sono grazie, molto bella, molto bella, davvero. E comunque un personaggio che adoro anch'io, Checco, stanno anche nella diretta, stanno dicendo molte persone bellissime queste foto con Checco Zalone, e grazie Paola, sto dicendo... Tra l'altro Renzo Arbore è anche del mese di giugno,
Quindi se non erro, eh sì, anche lui è un gemelli, certo. E adesso difatti sto vedendo anche la diretta, le persone che stanno chiedendo, e nel frattempo Patrizia, diamo l'appuntamento con le tue foto alla prossima, eccola qui, mancava una cosa meravigliosa che si rapporta al tema di questa sera anche, che sono quelle delle stelle, quindi come non avere la foto con te, con l'astronauta donna fantastica italiana che abbiamo veramente un pezzo da 90, una foto così meravigliosa con un'astronauta italiana, tutta italiana. Samantha Cristoforetti, certo. Cosa dire di Samantha? Un personaggio, una scienziata comunque, sì. E allora ciò che mi ha veramente colpito è il suo modo di relazionarsi, assolutamente impeccabile, assolutamente perfetto, pulito e senza tentennare, proprio per mantenere questo rigore della scienza, sì. Quindi è stato molto importante anche per me questo una incontro, una persona molto concreta, molto concreta. Prego Gabriella, ho detto è una persona molto concreta, almeno dà questa impressione di concretezza, molto, molto stabile. Molto concreta, molto presente a se stessa e se possibile comprendere questo concetto, parlando con Samantha si comprende il significato di essere presente a se stessa, certo. Quindi di avere questa visione molto anche ampia del mondo, della vita, del universo. E fatto ciò che ha fatto per essere stata la prima donna, se non erro, ad aver varcato l'universo. Sì, penso di sì. Adesso non ho notizie, non ne ho notizie certe, ricordo, però sì, può essere la prima donna ad aver varcato proprio. Sì. Ci ha comunque, dato tante Patrizia, informazioni. Stanno arrivando anche i messaggi sulla diretta, molte persone dicono meraviglioso tutti, hanno detto meraviglioso Checco, te Patrizia, Matilde, Vittorio, i ragazzi Christian e Diane, dicevo la diretta qui delle persone che stanno scrivendo e volevano sapere un po' di altri segni, nel frattempo che attendiamo Tony Pavia, altri segni quali Bilancia, Capricorno, Acquario, Matilde. Vabbè, facciamo una cosa veloce, per qua, ecco, vai, per rapida, per segno, dai. Una cosa rapida, diciamo, sì. Per la bilancia, questi pianeti in Capricornio hanno apportano una certa trasformazione, una revisione di tutto ciò che riguarda le proprie sicurezze, la famiglia, come che tende a mantenere tutto un po' inalterato. Meno male che Giove qualcosa può cambiare e mantenere un po' come stabile, okay. Sì? Anche il Marte può irritare, rendere un po' nervosi in questi ultimi sei mesi dell'anno, aiuta molto Urano in otto, che fa come riflettere, guardarsi un po' dentro e vedere che cambi bisogna fare. Il Sagittario, diciamo che le proprie sicurezze glielo dà i valori, perché questi pianeti stanno tutti nella casa dei propri valori, delle risorse personali, e quindi stanno alle prese di tutta l'economia, di vedere come mantenere e sostenere la propria economia. Marte l'aiuterà molto, li farà più incisivi, raggiungere gli obiettivi prefissati, sarà più determinato per fare delle cose nuove. Il Capricorno invece? Il Capricorno è il segno più gettonato, diciamo, da questi pianeti, che sta con delle trasformazioni proprio radicali, una maturazione costruita
determinati ad avanzare, superare tutti gli ostacoli. Giove anche li spinge verso qualcosa di nuovo, verso nuove opportunità, si sentiranno sicuramente più fiduciosi verso il futuro e desiderosi anche di occuparsi di più del cuore, di più, sì, Matilde, della propria creatività, non ti vediamo più. Della passione. Sì, Matilde, non ti vediamo più, non muovere la telecamera perché sennò, ecco qua. E dimmi una cosa, invece per i pesci, così facciamo tutti i segni? Per i segni è un anno importante, pieno di novità, di cambiamento, di rinnovamento. C'è una naturalezza sensibile, ovviamente fantasiosa, con questo Nettuno nel segno. Emerge questa persona che vuole aiutare e sostenere gli altri, scendono da questo mondo di fragilità che sempre hanno, un po' confuso, un po' con la testa tra le nuvole, sì, però si appoggiano sugli altri e ritrovano questa stabilità, questa sicurezza. Toro. Sì. Toro, sì, ecco, anche Saturno lo appoggia, li fa maturare, hanno più responsabilità. E Urano gli migliora molto la comunicazione, cosa che questo succede anche allo Scorpione, sì. Sono molto più comunicativi in questi ultimi tempi. Certo, e adesso l'ultimo segno ed è il Toro. Il Toro, con questo Urano nel segno, come dicevo prima, diciamo che li mette un po' alla prova, perché loro sono molto fissi, solidi, sono sempre alle prese con questa ricerca della sicurezza, e qua si trovano un po' al bando, messi alla prova nei progetti, nelle iniziative, quindi c'è una certa resistenza, ripensamenti, no? Devono lasciarsi andare e vedere un po' quello che succede e seguire l'istinto. Certo, perfetto. Allora, io invece sono giunta alla fine. Mi dispiace per non aver potuto avere in collegamento di nuovo Tony Pavia, sperando di poterlo rincontrare in una prossima trasmissione del talk. Art and Beyond vi dà l'appuntamento a giovedì prossimo. Io saluto gli ospiti che sono stati qui con noi questa sera, Diane Lee e Christian Salerno, dal Brasile Vittorio Mario Scappini, presidente della Federazione Italiana. Ciao Vittorio, spero di riaverti presto e grazie mille per essere. Un abbraccio muy grande, mas grande, 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 grande. Forza, grazie Vittorio. E poi Matilde, ti ringrazio tantissimo. Un bacione grande a tutti. Un bacione all'Argentina, un bacione a Buenos Aires, un bacione a te, grazie. E Patrizia, grazie mille, immensamente per te. Grazie. Ciao. Grazie a tutti voi, grazie. E vi aspetto numerosi giovedì prossimo alle 21:30, Art and Beyond. Non mancate, conto su di voi. Grazie. Ciao. 15:30, 15:30 Toronto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. We'll be right back.